Sono lieta di stare in mezzo a voi stasera, anche perché è una giornata molto particolare, molto intensa, molto pregnante. Ricordiamo una persona carissima, io ho conosciuta se non per nome, per fama, non ho avuto il piacere, anche se nel momento storico in cui questa fanciulla è vissuta, e ho appena sposato a Rioneo, quindi forse qualcuno avrebbe potuto anche farmela conoscere, per me sarebbe stato un grande onore. Questa persona che ricordiamo, a mio parere, è una persona grandiosa, perché ha avuto il coraggio nella sua vita di mettere i suoi sentimenti, l'amarezza del suo cuore, di metterlo allo scoperto, di raccontarlo. Forse io lo leggo sotto un aspetto educativo, forse per dire a noi, attenzione, nessuno di noi può sentirsi esonerato o immune da situazioni perverse e malvagie. Forse ognuno di noi può aver vissuto nel suo silenzio, nella sua casa, nella sua solitudine, momenti simili. Ed è stata poi fortunata ad essere uscita fuori. Questa forza interiore, che io invidio, non sarei capace di tanto, credo che sia molto importante, credo che debba farci fare delle riflessioni profonde. Voi non so se avete notato che io non vi ho detto buonasera, vi presento tutti i relatori presenti, perché poi ve li presenterò, anche perché è una giornata particolare dal punto di vista climatico e so che alcuni di voi devono rientrare a casa anche andando fuori Rio Nero e che quindi questa situazione un po' impervia crea delle ansie e delle preoccupazioni ed è bene non essere frettolosi ma essere concisi, dire, parlare, raccontare, riflettere, sentire dentro la sofferenza di chi l'ha vissuta profondamente e sentirci onorati di darne il giusto ricordo, la giusta carezza. Che cosa accade nella vita di una persona? Una porta che si chiude, che viene sbattuta, è un grande dolore nella vita di ognuno di noi. E forse qualche volta potremmo averlo fatto anche noi. Riflettiamo su quanto è accaduto. Nessuno di noi, dicevo prima, può sentirsi, può esimersi a dire io sono al di fuori, al di sopra di ogni sospetto. Anche noi potremmo ancora soffrire, magari non per mano di una persona che c'è intima, che appartiene alla nostra vita privata. È un momento storico delicato, basta guardarsi intorno, sentire quello che accade. Non c'è nessuna serenità, nessuna situazione tranquilla che ci faccia vivere momenti di grande serenità. E l'ansia, la preoccupazione prendono anche i nostri cuori. Che cosa possiamo fare come educatori, come persone? Tanto e niente. Dipende dallo sforzo che tutti insieme possiamo fare. Ricordando Giuliana, io credo che un sorriso in più, una carezza in più, un atto di gentilezza, un'attenzione particolare possa far bene a tutti. Sono quelle cose che addolciscono il cuore, che lo fanno star bene, che lo tolgono dalla solitudine. E la solitudine, l'amarezza sono qualcosa di terribilmente pesante. Giuliana parlava di sentirsi talvolta come un'onda sbattuta. Sì, un'onda sbattuta possiamo essere ognuno di noi nel momento in cui la malattia, la sofferenza, la morte, un sospetto, qualcosa che è venuto a insistire, a guastare la nostra giornata, la nostra serenità, ci fa star male. E se qualche altro che passa accanto a noi ci sorride, ci dà la mano, ci è vicino. Sarei stata felice stasera di averla qui con noi. Forse avremmo potuto restituire ciò che non ha mai avuto. Cioè potremmo restituire quella gioia, quella voglia di vivere, anche se lei di miracoli ne ha fatti tanti. Ricordiamo il dono più bello che ha dato a quella creatura e mi piace terribilmente il nome che ha scelto per me, Amanda, da amare, una creatura che ha tutti i diritti
e che ha necessità di godersi quegli spazi di vita che la persona cara, che doveva essere ancora accanto, non è stato consentito. Io non vado avanti con il mio discorso perché non compete a me e credo che sia importante per ognuno di voi riflettere nel proprio intimo, nella propria anima, nel proprio mondo interiore e fare delle considerazioni che possono essere utili a noi stessi e alla società in cui viviamo. Saluto e ringrazio l'ospitalità che il Comune ci offre ogni volta che noi facciamo questi incontri, e non è con noi un sindaco ma è con noi un membro del Consiglio Comunale, una persona che ci è vicino e che condivide i nostri sforzi, le nostre iniziative, le cose bene che cerchiamo di fare con tanta volontà e con tanto sforzo anche fisico e morale. Buona parola. Non importa. Cioè, ho pensato che mi ha portato adesso per arrivare sui nostri. Prego. No, vedete quanto vedo io, che come colgo. Vabbè, non facciamo nessuno. Buonasera a tutti, grazie mille innanzitutto per l'invito e per aver coinvolto l'amministrazione comunale ancora una volta nel vostro ciclo di incontri. Io sono qui e mi sento abbastanza questa sera inadeguata e lo dico apertamente perché credo che condividere le debolezze sia il punto di partenza per fare meglio nella vita. Mi sento inadeguata perché siamo qui per parlare di una figura talmente importante nel panorama letterario non solo locale ma proprio nazionale, che non mi sento in grado di poter affrontare tutto quello che ha affrontato con le sue parole Giuliana Brescia. Cercherò di fare un altro discorso, di prendere spunto da ciò che rappresenta o può rappresentare la sua figura, il suo parlare per tutti noi oggi. Giuliana Brescia, come tante altre poetesse, letterate, storiche, che si sono susseguite nel corso della storia umana, è passata tante volte in secondo piano rispetto alla storia raccontata. Non vorrei essere ripetitiva, sembra che io sia sempre ripetitiva rispetto a certi discorsi, però ritengo sia davvero importante sottolinearlo. La storia è stata fatta dagli uomini, è stata raccontata dagli uomini, ma in realtà dietro tanti racconti ci sono tante storie che sono sempre passate un po' in secondo piano, no? Come quella di Giuliana Brescia. E Giuliana Brescia rappresenta qui tutte le donne che nel mondo, nella nostra storia, che hanno fatto la nostra storia, che hanno fatto la letteratura, non sono state in grado di parlare, di far sentire, non di parlare perché ha parlato anche tanto, ma di far sentire la loro voce. Leggevo poco tempo fa un libro, mi veniva in mente pochi minuti fa, che si chiama Liberati della brava bambina. È un libro che vi consiglio, di Andrea Colamedici e Maura Gancitano, sono due studiosi di filosofia. E quel libro parla, diciamo, rivisita la figura femminile, le figure femminili presenti nelle favole che noi raccontiamo ai nostri bambini, sotto una chiave, diciamo, femminista, le guarda sotto una chiave femminista. E quel libro, in diverse sezioni, parla tanto di rabbia, soprattutto nella sezione dedicata a Malefica, la fata della bella addormentata, la fata cattiva della bella addormentata, che però tanto cattiva non è, se la leggiamo sotto altri punti di vista. Malefica è semplicemente una donna che si è dovuta adattare all'oppressione e che ha sviluppato in sé una rabbia che l'ha portata a determinati comportamenti, a determinati atteggiamenti, a determinarsi come persona in un certo modo. Io credo che anche Giuliana Brescia, nelle sue parole, parli di rabbia. Ovviamente lo fa con un tono più lieve, con parole più dolci, ma
esprime attraverso la sua poetica, la sua poesia, tanta dell'insofferenza e del dolore che tante donne provano nei confronti della vita, nel modo in cui devono affrontare la vita. E ci parla anche lei di questa rabbia che in qualche modo è innata in ciascuna di noi e che in qualche modo ci unisce ciascuna di noi e che emerge nel momento in cui deve emergere. Vediamo in questi giorni quello che sta accadendo. È accaduta un'altra vicenda, un'ulteriore vicenda terribile che riguarda, no? il nostro contesto sociale. C'è stato l'ennesimo femminicidio. Vediamo ciò che accade nelle nostre piazze. La sorella della povera Giulia Cecchettin, di cui adesso non ricordo il nome e mi dispiace, ha chiesto un minuto di rumore, non un minuto di silenzio. Perché forse abbiamo fatto fin troppo silenzio. E guardiamo quello che accade nelle nostre piazze. Ci sono donne e uomini che si riversano in piazza. E tutte le donne che si riversano in piazza magari non hanno vissuto ciò che ha vissuto Giulia, magari non hanno vissuto ciò che ha vissuto Giuliana nella sua vita, il dolore che ha subito lei, ma sono mosse tutte dalla stessa rabbia, perché quella rabbia innata che emerge e che ci unisce in qualche modo, che ci fa sentire legate dalla volontà di superare i limiti che ci impone questo mondo di oppressione ancora oggi. Tante cose sono cambiate, ma tante cose invece fanno fatica a cambiare. Ed è quello che rappresenta Giuliana oggi. Rappresenta tutte noi, rappresenta il passato prima di lei, rappresenta il suo presente che ha dovuto affrontare con estremo dolore, con estrema fatica, e rappresenta anche il futuro. Ecco perché è importante parlare delle donne, perché le donne in qualche modo portano avanti valori universali che non vengono mai ascoltati e che però quando emergono cambiano il mondo, fanno la rivoluzione e cambiano il mondo. Quindi iniziamo ad ascoltarle un po' di più e iniziamo ad ascoltare la voce anche di quelle donne che purtroppo hanno tentato di lasciarci qualcosa, ma che non sono mai state realmente ascoltate. Quindi io vi ringrazio e sono certa che ci sarà un seguito a questi incontri, diciamo, tra virgolette, al femminile. Ed è un lavoro che va fatto e che va sicuramente, e sono diciamo, tematiche che vanno sicuramente affrontate. Quindi vi ringrazio e vi lascio la parola. Un altro aspetto del problema sociale che è stato messo in evidenza. A questo punto una profonda università di Giuliana è affidata alle fatiche della vostra presidenza. Dopo buona. Sento in primo luogo di ringraziare tutti voi per la vostra meravigliosa partecipazione, che è il segno tangibile della comunanza a questo evento. A questo evento significativo in memoria di Giuliana Brescia. E mi piace salutarvi con una mia semplice espressione. Sine arte poetica, vita non est. Non esiste vera vita senza la poesia, che con il suo afflato lirico apre sconfinati orizzonti, ricchi di carica emozionale e anche di vibrazioni universali. Ed è questa la poesia di Giuliana Brescia. L'Unilabor si propone la conoscenza degli spiriti magni della nostra terra, delle anime elette, le figure pensose che hanno contribuito alla crescita socio-culturale del nostro tessuto territoriale. E in grande convergenza, in sintonia profonda di intenti con l'amministrazione comunale e con la scuola, abbiamo desiderato offrirvi questo incontro sublime per rivivere l'alta dimensione lirica, ricca di autenticità e di originalità di Giuliana Brescia. Ed è nostro
unanime desiderio, offrirle il tributo grande della memoria, perché non si spenga il ricordo della sua poesia ineguagliabile con i suoi mirabili squarci lirici. Prima di immergerci in quella che è nei meandri della poesia di Giuliana, una poesia di grande, una poesia di lei al tempo stesso universale, nel turbine del presente attuale che ci convolge diciamo con commozione ma anche con rabbia, con odio e con biasimo per certe situazioni raccapriccianti, non possiamo non esimerci da ricordare una giovane donna, Giulia Cecatina, una giovane donna protesa alla realizzazione di sé, nella pienezza delle sue affermazioni, che doveva, avrebbe dovuto conseguire la laurea, immediato traguardo della sua vita, facciata, ecco, brutalmente travolta dalla follia omicida del fidanzato Filippo. Una donna, ovviamente, che si muove nel solco di tante altre donne che lasciano dietro di sé una scia di sangue e di orrore. Ma un fenomeno che oggi sta assumendo, purtroppo, una dimensione esponenziale. Ecco perché, seppur brevemente, non possiamo esimerci da una riflessione. È vero, basta col silenzio, che significa quietismo, che significa condiscendenza, che significa ripiegamento. Ma anche urge una volontà costruttiva di maggiore consapevolezza, di volontà di costruzione, di costruire un mutamento sociale. Un mutamento sociale che atti una vera rivoluzione radicale fin dalle prime esperienze scolastiche di bambini. Ma una vera rivoluzione si attua quando vi è la compartecipazione di ognuno di noi, e ognuno di noi deve fare la sua parte, dalla famiglia all'ambito sociale, per debellare questa orribile subcultura del prepotere maschilista ed arginare questa lunga sequela di orrori e di sangue. Perdonatemi, ed ora ritorno in medias res, invitandovi a gustare la bellezza della poesia di la nostra carissima Giuliana. E qui con noi una poetessa dal respiro internazionale, sì, perché pur essendo una poetessa lucana nata a Florenza, ormai domina nel panorama culturale europeo ed internazionale, autrice di ben 23 opere tradotte in 23 lingue, oltre che di testi e saggi, ma soprattutto è la cellula con la sua presenza perché è stata insignita di un premio prezioso che viene concesso soltanto ai migliori poeti viventi, la laurea Apollinaris Poetica. È un allegramento di vita. E il riconoscimento alla donna che si afferma con grande determinazione e sacrificio, ma una donna che è qui in mezzo a noi perché è stata una stimatrice profonda di Giuliana. Io direi un'appassionata cultrice, forse è tra le figure più insigni del nostro panorama che ha veramente dedicato la sua arte, la sua penna, il suo cuore, ecco, a Giuliana. E avremmo desiderato qui avere Amanda. Purtroppo le sue condizioni di salute, come sono emerse ieri sera da una telefonata, la voce afona, febbre scintillante, non le hanno consentito di essere qui. Questa data era stata scelta da lei, avremmo dovuto incontrarci il 16, la nostra data di incontro, ma per rispondere a una richiesta legittima di Amanda abbiamo felicemente modificato il calendario. È profondamente rammaricata perché avrebbe voluto scoprire, lei che non ha conosciuto la madre, avrebbe voluto scoprire l'humanitas ed il pathos di sua madre, di Giuliana.
La parola humanitas ha senso, perché in fondo Giuliana era dotata di una sensibilità estrema, una sensibilità pensosa, profonda. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e mi hanno accomunato a lei non solo la data di nascita, siamo nate entrambi nel 45 e non mi vergogno di confessarlo, ma abbiamo avuto anche una frequentazione, scaturita anche dalla vitale comunanza dei nostri padri. In quelle frequentazioni appariva chiaramente una contrapposizione alla mia esuberanza, perché sono stata sempre tale, ecco, si contrapponeva l'anima nobile, interiore, chiusa, solitaria, pensosa di Giuliana. Ed avevo la percezione di trovare un piccolo filosofo davanti a me, un filosofo in erba, acuto, profondo, nell'indagare il perché della vita, con un inquietante razionalismo che frange ogni illusione ed ogni fede. Giuliana è nata per la poesia, è un'anima poetica, fin da 12 anni compone col fratello un ciclo stilato letterario, Il Formicaio, che ha la durata di 4 anni. A 17 anni viene insignita del premio Maschera d'Oro convenitevi da una giuria presieduta da Vittorio De Sica. Nel 69 riceve il premio della cultura del Consiglio dei Ministri per il suo libro Temi di Danno. E nel 71 riceve ancora il premio della cultura del Consiglio dei Ministri per il suo nuovo libro Brano di Diario. Vita brevissima, conclusasi purtroppo a soli 28 anni. Ma una vita intensa, profonda, ricca e copiosa. Nel 68 pubblica già, pensate, Racconti di Canovacci che non scrive più, nel 69 Lettere di un soldato e Telegrammio, nel 70 Brano di Diario e successivamente, essendo la morta purtroppo, nel 73 le sue raccolte postume. Poesie del dubbio della fede nell'84 e versi affiorati dai cassetti, riscoperti dalla madre, Yolanda Borrasi, che trova quel materiale inedito e lo pubblica. Pubblica Antonio Brescia con una indicazione, Vian de Paraître. Cosa significava questa parola francese? Libri e versi appena ritrovati. Dante Paretre. Che cosa c'è in Giuliana? Ma qual era il suo tormento? Giuliana, o meglio tutta la sua vita in poetico, è l'espressione di una tristezza antica e presente, ma al tempo stesso di un'ansia misticheggiante di favole antiche e di credi mortali. Giuliana vive in sé un perenne dualismo tra ragione e fede, che è il risorgente idealismo e la ragione crudele, che si beffa di Delfo, che ci uccide col dubbio, quel dubbio che ci lega nell'insecuritas e nelle maglie della nonuntas, della nonuntà. E con una sensibilità decadente, ella sente, come grandi spiriti del Novecento, come Montale, l'angoscia metafisica e il solido nulla di Montale, o sente il naufragio esistenziale di Ungaretti di Allegria, quando Ungaretti afferma la mia anima ben nuda, ben sola, senza viaggio. E con una tragicità che l'antichiana si interroga ancora sempre sul perché della vita, scoprendo amaramente che i suoi sogni sono ricondotti nella tana del nulla, un'espressione pregnante, grondante di lacrime. Nei versi traspari, nei versi chiamati al cassetto, questo crescente nichilismo che purtroppo frange ogni illusione, questo nichilismo che in fondo la porta a sentire, come ella dice in alcuni versi, il vuoto vagante nel vuoto, o ancora il silenzio assoluto. E la poetessa si abbarbica, vuole, anela un approdo,
ma non è un approdo mai appagato, purtroppo, né nel vivente divino, nella sfera metafisica, né nel vivente umano, nella realtà quotidiana e fenomenica. Io direi che Giuliana vive su di sé il mito di Niobe. Lo ricordate quel bellissimo mito? Tragico quel mito. Niobe si vantava della sua prole, di avere 7 figli maschi e 7 figlie femmine. Ma la dea Atena, la dea Latona, scusate, punisce la sua vanagloria e manda Artemide ad Apollo ad uccidere i 14 figli di Niobe. E Niobe, per il pianto, per il dolore, si tramuta in pietra. Giuliana sente la pietrificazione del vivere, che non è soltanto mitica, astorica, aspaziale, ma è un connotato della realtà contemporanea. E condensa il suo dramma in un'espressione che in verità è inquietante. Perché con gioco ancora continuo a giocare. A giocare la mia parte sopra un palcoscenico, mentre il pubblico applaude ed io irrido a me stessa. Che cosa mi colpisce di Giuliana? La estrema autenticità, l'intimismo profondo, il soggettivismo originale, senza ella e fonde la sua poesia senza incrostazioni letterarie, senza Morelli, e sempre se stessa. E credo che in questa consiste la grandezza di Giuliana. Non ha bisogno di parametri letterari, e gli affonde la sua anima. E stranamente la sua opera si è prestata a molteplici comparazioni critiche. È stata chiamata la Saffo Lufana, perché come Saffo, come la poetessa greca, canta l'amore meraviglioso e irraggiungibile al di là del quotidiano. È stata paragonata ad Aurora Sansevierini, perché Aurora Sansevierini, nativa di Grumento Nova, è stata definita la musa della Lucana, la musa poetica lucana dell'Ottocento, la nostra del Settecento, dell'Arcadia. Perdonatemi, mentre Giuliana è la nostra musa lucana poetica del Novecento. Non solo, ma ella anche vive in sé la solitudine interiore, la macerante sofferenza, l'angustia del quotidiano, come Isabella Morra, la poetessa di Marsigli, questa poetessa che cerca di valicare l'oltre, che è rappresentato dal castello di Favale. Invece, per la nostra Giuliana, l'oltre è rappresentato da un infinito insuperabile, l'immaterialità. Eppure la fanciulla canta, si abbandona alla contemplazione della natura e inconsapevolmente rivela un'anima leopardiana, perché l'era nuova, la dolenti, la diremmo quella che è la voluptas dolenti di leopardi, inconsapevolmente, senza modelli letterari. Ancora, pensate, ecco, sente, canta le piccole cose, la spina, il canto, una casa, un fiore. Quelle piccole cose che noi chiamiamo pascoliane e quelle piccole cose che possiamo anche chiamare quelle bellissime espressioni di Marcel Proust, intermittenze del cuore, che sono i fremiti, le sensazioni, le vibrazioni che hanno valore catartico. Guardate quante comparazioni. Non solo, ma Giuliana scava ancora in sé, dimistifica la parola, la rifiuta nella sua sostanza concettuale. Le parole sono anomale, le parole sono impastate di angoscia, ma non sono sue, non sono mie, le dice, sono degli altri. E ancora scende in maniera montaniana, come dice, ricordate la famosa frase, scende le scale della vita. Scende le scale della vita, ma scopre un mondo falso e bugiardo. E come Kafka rifiuta quel mondo fittizio e inautentico, impastato di orgoglio e di superbia. Il suo travaglio diventa sempre più macerante. E dico che la nostra Giuliana tende all'immobilità pavesiana. Vi ricordate Pavese, che cerca nel silenzio, nell'immobilità, il riscatto che la vita gli ha concesso, come un Bob Hancock. Una immobilità, quel senso di mobilità, perché in fondo
Entrambi, Pavese e Giuliana, cercavano di scoprire l'assoluto nel sangue, nella passione, nel cuore. Era una ricerca di assoluto, ed è questo l'aspetto più bello, c'è sempre questa ricerca di assoluto. Ma l'angoscia della nostra Giuliana è ancora più profonda di quella di Pavese, perché Pavese conosce, certo, i dolci ricordi dell'infanzia, la bellezza nostalgica delle colline torinesi e Langhe. La nostra Giuliana, ad eccezione di qualche frammento naturalistico, bellissimo, carico di fede, purtroppo, scopre che i suoi sogni sono sempre dissolti nel mondo desolato della realtà. Eppure, nelle mani della negazione, io concludo con un'immagine positiva di Giuliana, perché il mondo viene in lei sempre questo empito fideistico. C'è un verso bellissimo in cui vorrei condensare la sua vita, vorrei condensare il suo ricordo. Volare, volare, volare in un cielo di fantastiche nuvole di speranza. Un verso bellissimo in cui forse c'è la sua piena anima. E io trovo che questo verso non è la fredda indifferenza di mondale, la divina indifferenza di mondale. Questo verso in fondo esprime un approdo catartico, un momento di nirvana, perché in fondo questo momento alto, dicevo catartico, nasce da un impeto di vita mai soffocato e soprattutto nasce dal grande bagliore della poesia. Ecco perché io ringrazio vivamente la dirigente scolastica Antonella Ruggeri, perché ci permette di recarci domani nelle scuole, nei licei di Rionero, per far conoscere l'universalità di questa poesia, il senso profondo, l'essenza lirica di questa poesia. Di questa poesia che purtroppo ignora dai giovanissimi. Forse ad eccezione di quei giovani che hanno frequentato la scuola media Granata nell'aula dedicata a Giuliana Brescia dal mio papà, perché il mio papà era un grandissimo estimatore di Giuliana, ma sono pochi i ragazzi che hanno avuto modo di conoscere Giuliana Brescia in quell'aula dedicata a lei. Ecco perché domani siamo felici di recarci nelle scuole, in particolar modo nell'Istituto di Istruzione Superiore, in alcune classi, per far gustare loro il grande valore della poesia di Giuliana, che poi è una poesia che deve essere letta per se stesso, per se stessa. È una poesia che non deve essere letta secondo modelli letterari. È una poesia che deve essere scevra anche da quelle che sono le interpretazioni critiche oggi dominanti, strutturalistica, sociologica, psicoanalitica. No. Non può essere filtrata da queste interpretazioni modernissime la poesia di Giuliana. Gustiamola con due interpreti carissime. Qui la Rossella Borrasi, della famiglia Borrasi, che oltre ad essere parente, con la sua squisita sensibilità ci offrirà una bellissima testimonianza di Giuliana. Ed ancora con un'altra socia, Lina Cavallo, che è una nostra socia, brava socia della, che si è, ha scoperto Giuliana ed è diventata non soltanto una semplice lettrice, ma una cultrice di Giuliana Brescia. Io mi avvicino alla conclusione, perdonatemi perché mi sarei sempre eccessivamente lunga, già lo sono stata, chiedo bene, e già lo sono stata, ma prima di passare la parola alla carissima nostra relatrice d'eccezione, io invito tutti a serbare per le nuove generazioni in noi l'autenticità, l'originalità e il pathos di Giuliana Brescia. Grazie. Grazie mille, Presidente, quello che il ventaglio di riflessioni, di informazioni, di spazi culturali non abbiano bisogno di altri commenti. Sono lieta di ospitare Rossella Borrasi per far vivere in mezzo a noi Giuliana, per far lavorare, come diceva prima Pina, in mezzo a noi, in uno splendido paesaggio di accoglienza, di sincero affetto, di sincera stima per la sua grandezza. Tutti, 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 tutti.
ci tengo. Da questa parte? Non ci tengo io. Vogliamo vederla, questa parente di Giuliana, in questo momento, attraverso la tua immagine, anzi, la riviviamo in questo. Grazie, grazie a tutti, saluto tutti e ringrazio. Ringrazio veramente con emozione, ringrazio Lullab che ha pensato a questa serata e a questo ricordo e a questo riconoscimento così importante. È un onore per noi, per tutta la famiglia, essere qui ed è un onore ascoltare le cose bellissime che già sono state dette e che ancora verranno dette. Io desidero condividere con voi alcuni miei ricordi di Giuliana. In realtà non sono ricordi, non sono episodi di vita, sono mie sensazioni, sono cose che ho, come dire, ho celato dentro di me per anni. Considerate che quando Giuliana ci ha lasciato io avevo soltanto 15 anni e per me era già un faro, cioè era già questa figura importantissima da guardare con grande ammirazione, da guardare con un tentativo da ragazzina di identificazione, cioè era importante per me raggiungere qualcosa di lei, era importante sentirmi vicina a lei. E noi frequentavamo molto la casa degli zii, Antonio e zia Yolanda, eravamo molto vicini, siamo stati sempre una famiglia molto unita. E quando Giuliana rientrava da Napoli, parliamo degli anni in cui io ero preadolescente, potevo avere coscienza delle situazioni intorno a me, e Giuliana rientrava da Napoli ed era chiaramente, c'era questa attesa, come in tutte le famiglie in cui i figli stanno fuori e rientrano, no? Quindi c'era molta, molta attesa, molta emozione. Lei arrivava e rientrava nella sua camera. Ora io devo descrivere questa camera, devo descrivere questo salotto buono, quello salotto buono, no? delle famiglie di una volta, delle case antiche di una volta. Era foderato, letteralmente, le pareti erano foderate da librerie, colme di libri, straripanti di libri, che erano appunto di zio Antonio, che era un intellettuale, di Giuliano, di Sergio, insomma, anche di zia Yolanda, se ne avesse avuto il tempo, perché era una donna anche lei estremamente sensibile. E in questo salone, in questo salotto, che io ricordo grandissimo, chiaramente io ero piccola, qui magari oggi si ridimensionerebbe nelle dimensioni reali, c'era una libreria, un interparete che nascondeva, che celava l'angolino di Giuliana, che era un lettuccio dietro a questa interparete. Io non so se la dottoressa Santoliquido ha avuto occasione di vedere questo angolo della stanza. No, ecco, allora io sto riportando un ricordo veramente antico a questo punto, no? E lì c'era il suo angolo segreto. Il suo angolo segreto, perché lei preferiva occupare spazi piccoli. Giuliana era riservatissima, era, come posso dire, era minuta, aveva una gentilezza fisica, aveva una delicatezza che era espressa già dalla sua fisicità, non solo dal suo modo, dal suo carattere, cioè era una piccola fata, era una piccola figura, come dire, particolare. Ed io mi intrufolavo, io cercavo di starle vicino e non era facile perché lei era molto pensosa, era molto silenziosa, era molto discreta, non amava condividere molto del suo tempo con gli altri, anche con la famiglia. Aveva uno sguardo dolcissimo, ma era uno sguardo che sapeva essere anche molto severo, perché lei non amava la banalità. E quando noi
ci raccoglievamo in banalità quotidiane, nelle chiacchiere che si dicono. Lei ci lasciava, si allontanava e andava a ritirarsi nei suoi spazi, spazi piccoli. Si sedeva sugli angoli delle sedie, sugli angoli dei divani, sull'angolino del suo lettuccio. È come se lei non volesse occupare spazio, cioè lei aveva questa dimensione, che era una dimensione spirituale, quasi come se il suo corpo fosse un accessorio relativo. Eppure, nonostante questo, era bellissima. Nonostante questo, io la ricordo. La ricordo bellissima, la ricordo con i suoi capelli lunghi sciolti. Eravamo, chiaramente eravamo tra il 68 e il 70, sono gli anni dove, nei quali io, per i quali, sui quali ho un attimo di memoria in più. E lei aveva, lei chiaramente aveva già infranto la barriera della provincialità, viveva a Napoli, quindi arrivava con i suoi pantaloni a zampa d'elefante, con i suoi gilet lunghi, con le sue tascone, con i suoi cappelli a tesa larga, che erano una erano la mia passione, cioè io la vedevo arrivare con questi cappelli e la ammiravo tantissimo. Aspettavo di diventare grande per poterli vestire come lei. E lei poi ci ha lasciati prima che io diventassi grande. E un'altra cosa che faceva era scrivere i suoi pensieri, i suoi versi, le sue poesie, su pezzettini di carta piccolissimi. Cioè lei non prendeva spazio, neppure quando lavorava con la sua mente. Lei non aveva bisogno di avere un tavolo, non aveva bisogno di avere il foglio. Lei aveva pezzettini di carta piccolissimi sui quali appuntava i suoi pensieri, i suoi versi. Io la ricordo così. Così come le sue sculture, io penso che la dottoressa Santoliquido le ricorderà, le avrà viste tante, anche le sue sculture che erano in creta, dipinta con dei riflessi metallici, erano piccolissime, erano delle miniature, erano minuscole, erano dei bassorilievi in realtà, e avevano i volti, avevano le sembianze di volti, volti femminili molto spesso, volti malinconici, delicati, pensosi, la rappresentavano molto, però c'erano anche delle maschere spaventose, io direi apotropaiche, ma forse no, forse era qualcos'altro. Io sempre oggi posso dire come se Azrael volteggiasse intorno a lei da sempre, come se dalla sua nascita l'avesse avvolta nel suo manto e in realtà non voleva lasciarla andare, non l'ha lasciata andare. E anche queste maschere erano piccolissime, solo una ricordo, che forse aveva una trentina di centimetri di altezza, ed era un volto spaventoso, e era come se quel volto la assillasse. Ora è stato detto tanto dalla Presidente sulla cose molto molto profonde e interessanti sulla sua poesia, e io aggiungo solo che la sua poesia ha un'origine da una profonda interiorità. Come la Presidente Cervellino ha detto, lei non si ispirava a letture o ad altri poeti, che pure aveva profondamente interiorizzato, forse proprio la parola giusta, perché quello che veniva, cioè ciò che la penna riusciva a scrivere, era veramente frutto della sua anima,
aveva questa capacità di scrivere tutto ciò che veniva proprio trasferito da un'interiorità molto profonda che riusciva ad esprimere. Ovviamente tanti stati d'animo molto contrastanti. Lei descrive la natura come, proprio come il suo luogo dell'anima, e in essa esprime la sua vitalità, la bellezza, la gioia e la dolcezza. Poi molto spesso avviene una trasformazione, giunge un'ombra grigia a velare il suo sguardo, i suoi versi, un'ombra che la trascina e trascina anche noi lettori in un luogo oscuro, ed è stato già ampiamente analizzato. E io non sono qui per parlare della sua poetica, perché ascolteremo e abbiamo ascoltato voci autorevoli e ascolteremo voci autorevoli come quella della dottoressa Santolivido, però io desidero rendere omaggio a una parte di Giuliana, al suo animo lieve, a quella parte di sé che riusciva a coincidere con la leggeria, con la leggerezza e con la vita nella sua bellezza. E per questo motivo ho scelto una poesia dedicata ad un luogo che lei ha amato profondamente, che è Monticchio Laghi, nel quale luogo è come se lei si identificasse, perché è come se quella natura le desse proprio vita. Con questa poesia ha vinto il primo premio alle Sette Rute del Gruppo nel 1966. Bravo Giansante, che ha ricordato questo partito. Grazie di questo ricordo, di questo dettaglio importante. E ora io vi chiedo scusa, perché io non sono una lettrice, non sarà un bel sentire, ma io ho sentito subito di fare questo omaggio a Giuliana con questa poesia in particolare. Fra gli alberi il sole si mostra ridente, e lembi di cielo turchino tra il verde con verde si fondono insieme in fragile oceano di luce. Le bacche primiere d'autunno rosseggiano aspre nel gioco di caldi colori. I tronchi degli alberi, chiari d'argente e foglie, flessuosi, di sobria eleganza orgogliosi, si chinano dolci sul lago in tacito omaggio. Lo specchio stagnante, di morbide luci soffuso, si presta allo scherzo degli alberi amanti, piegati a un timido bacio. Il sole s'accende sull'acqua, creando un moto di luci più scure, più chiare, ombrate, lucenti, nei toni d'azzurri, verdi, grigi, lontani laggiù. Il vento, con dolce capriccio, rigonfia di lievi sospiri, muovendo con placidi soffi la breve distesa del lago. I fiori tra i teneri fili dell'erba si levano, quali corolle accese di fuoco, vestite di bianco, sfumate di mille colori, già pregne di luce e di vita che va. Un brivido passa tra l'erba, ma lieve, un brivido caldo di fiamma. La luce si flette abbagliante dal cielo, sugli alberi antichi, sui giovani arbusti, sul lago dorato d'argento. Tra i vetri, riflessi di raggi lontani, lassù tra quelle colline di boschi, dov'è la bianca badia, che placida scende con l'ombra sul lago e rispecchia i puri contorni sul chiaro dell'acqua. Candore di pietra, riflesso tra il gioco di vividi specchi. Grazie. Benissimo, credo che ognuno di noi abbia sentito
Giuliana vivere ed essere qui presente accanto a noi. Questo aspetto della sua poesia è ancora più commovente perché è una lirica diversa da molte altre ed è ricca di quell'amore, di quello spazio di quella gioia di vivere, di quella volontà, di quel godere. Sembra una mano di una pittrice, come credo che profondamente il suo animo lo sia stato. Grazie infinite, signora Rossella. Adesso il nostro spazio viene dato alla dottoressa Santo Liquido. Che cosa dire alla dottoressa? Già la preside Cervenino ha raccontato. Io, sapendo che c'era tanto, di tutto, dalla professoressa, alla scrittrice, alla poetessa, alla saggista, alla curatrice di spazi teatrali, a tutte le critiche letterarie, di me c'è tutto. Mi sono fatta una fotocopia di una parte, cioè forse, e sarei tanto felice se qualcuno di voi volesse poi leggermi in privato per approfondire la grandiosità di un'altra poetessa, oltre che scrittrice. Molti spazi e riflessioni critiche vengono fatti sui suoi saggi, molto oggi si costruisce con tesi di laurea intorno alla sua enorme cultura, al suo enorme spazio di interventi culturali e di grande non so come dirvi, poeticità di interventi, perché non è facile passare da una cosa all'altra. Benissimo, dottoressa, è tutto suo. Chi ha bisogno di degli appunti per Grazie tanto e buonasera. Oggi ricorre un avvenimento molto importante per tutti, a parte quello di Giuliana, di cui dirò, il 23 novembre dell'80, quindi consentitemi un pensiero a tutte le vittime del terremoto. E sono contenta che sia stata già... Come la preside gentilmente. E anche lei ha collaborato moltissimo a questa iniziativa e vi è anche la grande sensibilità e disponibilità della preside del Consiglio di recarci per questo. Bene, allora dicevo, sono contenta che sia stato già menzionato il nome di Giulia, al quale unisco il mio, a Giulia e tutte le donne vittime di femminicidio. Quindi il mio pensiero a loro, ai loro congiunti, alle loro famiglie. Immedesimiamoci un po' nei panni della famiglia e purtroppo anche tra le mie amicizie ci sono stati dei femminicidi, anche a Bari, casi tremendi che ho seguito molto da vicino. Ritorno a Rio Nero dopo parecchio tempo per onorare la memoria della poeta e narratrice Giuliana Brescia, di cui abbiamo già sentito tante cose, in occasione del cinquantenario della scomparsa. Leggo perché già una grossa rivista romana si è prenotata per la relazione, quindi poi la leggerete. Saluto il sindaco Mario Di Nitto e la sua rappresentante qui dell'amministrazione comunale, a cui ho sentito un bel fervore femminista che mi fa piacere, mi unisce, e approfitto anche per portare il saluto del Movimento Internazionale Donne Poesia, di cui sono presidente. Quindi siamo proprio nella specificità. Naturalmente saluto la presidente dell'Unilabor, l'Università delle Tre Età, Pina Cervellino, dalla quale abbiamo sentito un afflato poetico, un excursus anche in latino, bello come lei sa fare. Saluto il dirigente scolastico Antonella Ruggeri, dell'istituto Giustino Fortunato, quindi sono molto lieta di trovarmi in questo palazzo così ameno, così importante. E vedo anche delle opere di un autore di cui mi sono interessata, Saracino, io l'ho presentato a Bari, nell'ambito dell'associazione Famiglia Lucana, dove da vicepresidente mi occupavo di cultura, quindi poi mi sono permessa di scrivere.
quindi un bel ricordo. Naturalmente saluto la gentile coordinatrice Maria Luigia Bozza e tutto il pubblico presente, la famiglia. Consentitemi però di rivolgere un pensiero ai genitori della scrittrice, la signora Iole e la famiglia, proprio la famiglia Borrasi, Brescia, la casa in Corso Garibaldi che io ho frequentato a lungo, il fratello Sergio, proprio amico del cuore Sergio, che ci ha lasciati improvvisamente nel 2021. Uguale pensiero rivolgo al preside Enzo Cervellino, al mio amico Enzo Cervellino, di cui questa università porta il nome. Sono persone alle quali sono stata legata non solo da motivi letterari. Un saluto ideale ad Amanda, con la quale avevamo insieme a Fina concertato questo evento, la figlia di Giuliana, che io ho conosciuto giovinetta, augurandole una pronta guarigione. Ieri sera non aveva voce, febbricitante, come diceva prima Pina. In quanto biografa della Brescia, ho parlato di lei in vari contesti. Attenzione, questi eventi servono anche a fare il punto della situazione, altrimenti tutto rimane, ogni tanto bisogna raccogliere e fare sintesi. Quindi io cito qualche cosa. Ho parlato di lei, come dicevo, in vari contesti, tante volte alla presenza del fratello Sergio mi seguiva ovunque, venivo apposta. Cominciai a scriverne sul giornale Famiglia Lucana di Bari nei primi anni Ottanta del secolo scorso e poi negli atti dei convegni, sulla rivista La Vallisa di Bari, il periodico Singolare Plurale di Trani, le riviste Euterpe di Iesi, in provincia di Ancona, l'Ashdor di Roma, sto citando delle testate di assoluto prestigio. Voglio citare alcuni eventi, ma solo alcuni, nei quali ho posto in rilievo la profondità e la bellezza dei suoi versi. Scriptamanent, naturalmente. Il convegno nazionale Donne e Poesia di Bari del 1986, qui sotto nella relazione ci sono tutte le note, perché io pubblico su riviste scientifiche, quindi bisogna la bibliografia, tutto va fatto come si deve. Ancora cito un evento molto prestigioso, il terzo Festival Internazionale della Poesia al Palazzo del Cinema, Lido di Venezia, nel 2001. C'è una pubblicazione con dentro i poeti della Beat Generation, cioè Giuliana l'ho collocata in pubblicazioni ed eventi di assoluto rilievo. L'incontro dibattito del 15 marzo 2003 presso l'Unilabor, mi chiamò Enzo Cervellino e quindi concertammo, io conservo ancora l'invito che ho portato anche qui stasera. La quarta edizione del Gran Galà di Musica e Scrittura del 2003 sui versi di Giuliana e degli altri poeti scelti hanno danzato delle danzatrici famose, quindi si leggevano i versi e c'era chi danzava sui versi di Giuliana ed era con me Sergio. Ancora, e soprattutto ecco, fra il Gran Galà di Musica e Scrittura con un critico d'eccezione, Ettore Catalano dell'Università di Bari del Salento. Cito soltanto un altro avvenimento, il convegno a lei dedicato dalla Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna il 30 settembre del 1997 presso il Consiglio regionale di Basilicata che mi vide relatrice accanto alla Presidente, la compianta avvocata Esther Scardaccione, che scomparve, ahimè, dopo qualche giorno. Io e Sergio rimanemmo basiti. Non avevamo parole, ci eravamo incontrati 2 o 3 giorni prima. I testi della Brescia sono apparsi in diverse antologie, dicevo stiamo facendo sintesi, dedicate alla poesia lucana, ma ritengo che meritino una collocazione più ampia.
Hanno antologizzato le sue liriche Antonio Lo Tierzo e Raffaele Nigro nelle antologie dedicate alla Basilicata, Rosa Maria Fusco, Lorenzo Colicigno, Ettore Catalano, Giovanni Caserta ed altre, ne ho citato qualcuno. Adolescente, come già ho ascoltato, iniziò ad esercitare la scrittura sul periodico Ciclo Stilato Il Formicaio. Ed esercitare la scrittura, attenzione a questo termine, la scrittura è un lungo esercizio, non si diventa poeta da un giorno all'altro. Hai voglia di avere l'ispirazione, ma devi avere ciò che Orazio e Teocrito chiamavano la bollina, cioè devi avere un laboratorio di segni. E tutte queste notizie noi le apprendiamo anche dalla presentazione che papà Antonio fa nel volume postumo Versi affiorati dai cassetti. Parecchi intellettuali, tra i quali Giovanni Catenacci, i coniugi Carlotta e Roberto Mandel, Vincenzo Puccino, Tommaso Fiore, Ezio di Poppa Voltore, ne sottolinearono subito il talento e le capacità espressive. Quindi, voglio dire, se la stoffa c'è, il lettore attende, il critico non se ne accorge. Il meridionalista e scrittore Fiore, di cui quest'anno, guardate un po' che coincidenza, ricorre il cinquantenario della morte. Don Tommaso, come noi lo chiamavamo, è morto anche lui nel 73. E proprio quindi c'è il cinquantenario, io sono stata coinvolta in questo cinquantenario, non voglio rubargli altro tempo, comunque tanti eventi in onore di Tommaso Fiore, insomma, quel grand'uomo che è stato. Lui sulle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno, come dice la Pina, l'appellò la piccola Saffo di Rio Nero. E non certo si sprecava. Non certo si sprecava. La Brescia era precoce e nutriva un odio amore per la vita. Un malessere che ritroviamo in magnifici poeti come la milanese Antonia Pozzi, la statunitense Silvia Plath, i salentini Claudia Ruggeri e Salvatore Toma, i lucani Beppe Salvia e Mimmo Cervellino. La sua inquietudine riporta i crepuscolari e ad autori del calibro di Gozzano, Corazzini, ma anche Palazzeschi e Govoni. Eppure nei suoi versi aleggia una spiritualità non comune che incanta, e devo anche aggiungere, perché il saggista deve fare il saggista, che incanta e disorienta, cioè papale, c'era questa grande spiritualità, però poi c'era quel demone che la rodeva. Ecco, García Lorca lo chiama il duende, nel mondo spagnolo si dice il duende, quella cosa dentro che tu sei nato per la poesia, però la poesia ti distrugge anche, come in questo caso. E ho scritto tanto su Giuliana, è uscito un articolo proprio un anno fa e un altro sta uscendo in questi giorni, poi magari ve li faccio per venire. In una prosa inedita, ecco, questa è una cosa inedita, io me ne leggo solo un pezzettino. In una prosa inedita del 2 gennaio 1963, l'autrice aveva 18 anni, si legge. Questa prosa, che la famiglia ha avuto, diciamo, la cortesia di darmi, l'ho tirata fuori per questa occasione. Ve ne leggo solo un pezzo. Dunque. Dio è grande, grande la sua opera possente, mirabilmente infinito, il suo mondo in cui ogni sasso è fatto di amore, del suo amore per gli uomini. Se dovessi questa notte morire, morirei sentendo di aver trovato l'unica pietra preziosa, l'unico senso vero del tutto. Saprei di aver trovato il mondo in una bruna sera di gennaio. Ho trovato la vita nell'aria dolce e pungente d'intorno, ho trovato Dio e l'amore in una natura brulla forse, ma trasparente. Vedete il contrasto, eh? Il black and white. La lettura dell'inedito suggerisce nuove piste di analisi critica, utili anche all'interpretazione dei versi.
Guardate, io stasera ho fatto una scelta di campo. Normalmente ci si sofferma sempre sulla poesia di Giuliana, tralasciando del tutto la narrativa. E questo è un errore. Secondo me è un errore. Allora, la sua prosa è altrettanto significativa. Lei ha esordito con la narrativa dando alle stampe nel 1968 il volume Canovacci di racconti che non scriverò. Un titolo che è quasi il presagio. Perché non scriverò? Uno è giovane, quindi ha la vita dinanzi, che non scriverò. È un titolo che è quasi il presagio di un destino che poi si sarebbe compiuto. L'anno successivo pubblica Lettere di un soldato, testi insoliti per una giovane autrice. Io me le sono spolpate. Nella raccolta postuma Altri canovacci di racconti che non scriverò e miscellanea, nel brano di apertura La Brescia disegna la sua parabola utilizzando la metafora splendida dell'usignolo. Questo lo devo leggere per intero, sempre un pezzo rispetto all'originale. Un usignolo cantava nella notte stellata e le note si perdevano nell'aria e volavano verso il cielo. Una canzone di gioia e di dolore, un'armonia che variava dal trillo più alto a quello più sommesso, come scendendo giù da una scala di gradini marmorei, una cascata di note che colpivano il cuore prima dell'orecchio. Attenzione, che colpivano il cuore prima dell'orecchio. Questo è importante. D'un tratto il canto ebbe una pausa e la natura ristette in attesa. Poi la voce si librò in un alto trillo d'angoscia che andò spegnendosi man mano e poi tacque, quasi avesse spezzata con la sua potenza quel lugolo d'oro. Il canto che uccide. L'intensità del canto che può uccidere è uno dei temi che ho trattato in un articolo sulla Brescia in corso di pubblicazione. Uscirà questo articolo, ho corretto già le bozze. Il raffronto è con il poeta, un grandissimo poeta serbo. Sapete che io sono di casa, ho anche la cittadinanza a Belgrado in Serbia, quindi sono di casa nei Balcani, quindi mi sono occupata di varie letterature dei Balcani. Quindi dicevo, il raffronto è con il poeta serbo Branko Milinković, morto suicida all'età di 27 anni. C'è una consonanza tra i due, sono due grandissimi poeti, Giuliana e Branko. Il sogno, la morte, l'oblio, il volo, l'amore, il silenzio, il canto tragico, il rimorso, i drammi d'anime, il contrasto tra l'apparenza e la realtà, che è molto shakespeariano, ma anche pirandelliano, che mi insegnate. L'elogio della notte è l'anima romantica. L'urlo, cito, tacevano il cielo, gli uomini e tutto il creato, ma era un silenzio teso, quasi presagisse la tempesta. Notate che c'è sempre questa doppia natura. Sono motivi questi riscontrabili nella prosa come nei versi e rivelano un'anima romantica. La nostra avvertì presto il fervore della poesia. Nel brano di vita vissuto nel diario di un adolescente in boccio, dai 9 ai 14 anni, scrive, parlo sempre della prosa, quante idee avevo, quante ansietà, quanto ardore di nuovo. Non erano liriche le mie, ma avevo un cuore che non sapeva più contenere tutto l'amore per la natura, per il bello, per l'arte. Avevo l'animo pieno di cielo e di mare e di monti. Ero poeta dentro. Queste espressioni io le ho trovate nella prosa che viene trascurata. Le ho trovate. Vedete quanti segnali le manda, che poi servono, sono molto utili all'interpretazione della poesia. E adesso mi avvicino alla poesia. Difatti, la passione per la scrittura in versi la si riscontra in ogni componimento, come voi stessi avete messo in rilievo. In poesia, pubblicato l'esilogi Tele di Ragno nel
1968, Brano di diario del 69, Le raccolte postume poesie del dubbio e della fede nell'84 e Versi affiorati dai cassetti nell'85, 1985. Pur giovanissima, questo è un altro dato, pur giovanissima era seguita dalla critica, tenuto conto che viveva in un paese di provincia. E la Basilicata, che noi amiamo la follia, non è stata mai dolce con i suoi artisti, va bene? Cioè, chi ha fatto un po' di strada perché è andato fuori? Diciamocele queste cose, e se no questi eventi diventano soltanto mielosi. No, noi dobbiamo fare il punto della situazione e dobbiamo anche, se necessario, fare la critica al sistema. La Basilicata non ha mai aiutato nessuno, punto. Scotellaro? Grazie a Carlo Levi, a Manlio Rossi Doria, altrimenti Scotellaro, quella grande mente che io lo considero un fratello maggiore, sarebbe rimasto lì. Bene, andiamo avanti. Allora, dicevo, ma il padre, ecco, il padre era solerte nel far pervenire i testi sulle scrivanie giuste. Quindi il padre ha fatto un lavoro straordinario. È stato il padre che mi ha raggiunto, lui mi telefonava, mi scriveva. Vedete che un autore ha bisogno anche dell'aiuto degli amici, della famiglia. Dopo che Giuliana non c'era. Dopo che Giuliana non c'era, sì, dopo che Giuliana, non so se lo fa, ma no, credo che l'abbia fatto anche in vita. Perché altrimenti come era finito il testo sulla scrivania di Tommaso Fiore? Allora, andiamo avanti. Il tempo che questa sera abbiamo a disposizione non consente lunghe dissertazioni, pertanto mi limiterò a tracciare le coordinate essenziali, le coordinate essenziali della poesia bresciana. Penso che i motivi principali siano il silenzio, il canto e il mistero, intendendo per mistero l'anelito verso l'altrove, che è un punto fermo della poesia di ogni epoca. Dai lirici greci, l'altrove. Lei amava ascoltare le voci della natura e del cuore, lo avete detto anche voi, impregnandosi di silenzio, da cui solo può scaturire il canto. L'ascolto e il silenzio sono fondamentali per la poesia e per l'arte in genere. Il suo era un canto sublime e tragico, che innalzava e sotterrava. Anelava a perdersi nei labirinti della coscienza, a intraprendere viaggi senza meta. Era uno Rolling Stone, come direbbero gli americani, penso a Ferlinghetti, a Jack Kerouac, On the Road, il famoso romanzo. Provava una pena che non cessava. Quel duende che ci riporta Garcia Lorca, c'è quella cosa che è innata, che tu devi fare il poeta. Però le produceva anche, dava bellezza, ma anche le procurava una pena che non se ne andava. A chi, riscrive, a chi chiedere adesso di sanare ferite che non vedo e più non sento? Quindi, come dire, oramai sono in me, me le porto dietro. La rivolta, avete fatto bene a dire, a un certo punto sangue di lottatrice, era una lottatrice. La rivolta verso il mondo e la sua carne la logorava. Il ristoro lo cercava nella natura, la cui bellezza esaltava come dono supremo. Leggo, cito, un'ora di vita che vivevo, verdi cime e tacite acque della mia terra antica. Lei amava molto la sua terra, la vigna, che bello, messo in Candida, mi pare che sia questo appezzamento. I laghi di Monticchio e le immagini dell'acqua sono presenti sin dalla raccolta tele di ragno. Lei, che dichiarava di avere un'arsura insaziabile, si dimenava fra il bisogno di trovare le sorgenti e l'angoscia di un ignoto infinito, sempre black and white. Come dire, la grazia e l'angoscia e la grazia. Il parallelo con Isabella Morra non è azzardato, non tanto per questioni, perché poi mi fanno ridere quando dice si sono tutte e due lucane, sono morte tutte e due giovani. No, non tanto per questioni di appartenenza geografica e di età. Entrambe saltarono il paesaggio e l'acqua delle loro contrade.
Giuliana Monticchio, lei il torbido simile, sì. Poi invece quando subentrò la Fede, insomma, parlava molto bene del suo fiume. Ma anche, diciamo, scavarono nell'intimo, ecco, tutte e due le autrici scavarono nell'intimo e infusero energia ai versi, caricandoli di attesa, spiritualità e turbamento per una condizione femminile non vissuta nella sua pienezza. Vi ricordate come diceva Isabella? Qui non provo, io di donna il proprio stato. E Giuliana la stessa cosa lo dice in altre parole. La Brescia più della Morra usa l'ironia. Ecco, si ricongiunge alle maschere, chi ha parlato delle maschere? Usa l'ironia per tentare di capire le oscure radici del male, conferisce teatralità ai versi. La maschera è tipico del teatro, quindi conferisce teatralità ai versi, divisa tra il vuoto e il nulla e l'aspirazione alla vita. La lotta per far tacere lo spasimo che la tormenta è cruenta e raramente le concede una tregua. L'anima e il corpo combattono battaglie feroci che lambiscono la fede, altro elemento cardine della scrittura, abbiamo visto la spiritualità prima. L'anima nuda è senza passato, senza domani, lei si analizza senza remore. La scrittura funge da specchio e lei si vede come misera pianta d'edera, inaridita, attorno all'orgoglio. Non fa sconto a nessuno, manco a se stessa. E questa è la sua grandezza. Sconta la scelta della solitudine. Si appartava, aveva bisogno di comunicare in silenzio, di raccogliersi. Era depressione la sua? Si sentiva inappagata per gli slanci d'amore? Non si sentiva in sintonia con il mondo? Reclamava una nuova condizione? Il lettore attento non giudica. Apprezza la bontà dei testi, l'uso sapiente del linguaggio, la magia della parola creativa. Il critico non deve fare lo psicologo, deve fare il critico, deve fare il saggista, a ciascuno il suo. Oppure il pagliaccio di Porta. Beh, non è il caso nostro comunque. La Brescia, adesso sono i critici, prezzolati ci sono, ma noi non ci fa nessuno, sicuro. La Brescia ha reciso il legame con la vita nell'estate del 1973, in un periodo di rivolta del popolo femminile. Vi ricordate le lotte femministe degli anni 70 per chiedere la parità di diritti e la giustizia sociale? Era un'epoca di passaggio. In Italia il femminismo è riesploso agli inizi degli anni 70. La nostra, che ha vissuto in città come Napoli e Bari, non può non averne captato i segnali. Avete fatto riferimento i pantaloni con la zampa d'elefante, i capelli e i cappelli a falde larghe, quindi vedete che comunque aveva assorbito e non poteva non aver assorbito. La raccolta postuma Poesie del dubbio e della fede inizia con il testo Ribellione, e si ribellava con le parole, con i suoi strumenti che recita, e infine ben venga la morte, saprò dire anche a lei che disprezzo questo mondo. Si tratta di un libro dal quale emerge la luce della poesia, che illumina la tristezza e il dolore della scrittrice che vorrebbe restare libera e sola, mescolata e persa in divine parole di poesia. Sono sue parole. Il trasporto per la sua terra e la sua gente non è bastato strapparlo alla morte, ma è a loro che ha lasciato il canto, è a voi che ha lasciato le sue liriche, a voi, principalmente a voi, poi a tutti gli altri. La lotta con le parole, di cui si sentiva serva padrona, il bisogno d'amore, la pulsione della fede, il naufragio dei sogni, l'abbandono al silenzio, il domani che non può esistere, il percepire la sua anima senza finestre, la consapevolezza degli inganni della ragione, il timore di non saper interiorizzare la bellezza, generano versi dolenti e sublimi. Sto finendo. Allora, gli attimi di sospensione e leggerezza sono intensi e fugaci, vedi le liriche tramonto d'autunno sul lago di Monticchio e la struggente poesia da dietro i vetri. La vita si ribella alla morte e la nostra cerca rifugio nella favola, fiabe antiche dedicata ad Amanda,
negli affetti, bellissima la lirica dedicata ai genitori, commiato. Il senso del vuoto e la fonda ferita la spingono sulla strada del nulla, pur sapendo che dolce può essere la vita, come un liquore stagionato col sentore di cose antiche sconosciute. La lirica della Brescia raggiunge punte altissime nell'opera Versi affiorati dei cassetti del 1985. Il dramma esistenziale si colora di freschezza, di attesa del nuovo, di speranza nella misericordia divina, il sentimento d'amore più schietto e il rimpianto più forte per quella vita gioiosa che ormai non gli appartiene. Stanca, per far tacere il tormento interiore, invoca il sonno e gli spettri, ma solo il canto d'usignuolo le risuona nel cuore, quindi la poesia sempre. La ragazza dal sangue di lottatrice si scopre estranea alla folla e al mondo e avverte con dolore la perdita dell'amore, salto tante cose. Umanità e pietas segnano versi raffinati, vedi la lirica aspirazioni, negli attimi di abbandono confida nelle parole e pensa a colui che si spense sulla croce, la sua fede e la sua spiritualità. Estenuata, dialoga con lì e con l'altro, il tu è quasi un personaggio nei versi, c'è sempre un referente. Il conflitto fra l'essere e il non essere, che ci riporta a Shakespeare, to be or not to be, la scarnifica, eppure la bellezza riesce a spegnere il desiderio di morte, e neppure la bellezza riesce a spegnere il desiderio di morte. Lei nega e afferma, teme e spera, ed è dal contrasto che scaturiscono i componimenti più ameni, da questo contrasto. Scinde l'anima dal corpo, si interroga sulla sua identità, vorrebbe sperdersi nel cielo. Il suo pessimismo richiama Leopardi. Si è costruito un mondo su misura fatto di ombre di follia, una follia creativa, fonte di poesia. L'inquietudine si accompagna a un silenzio senza pace alcuna e senza più vita. Per concludere, Giuliana Brescia è poeta d'amore che si dimena tra l'apparente e il vero, il buio del futuro e la nostalgia del passato, denuncia la precarietà del tempo e l'ipocrita maschera lieta che il mondo le ha posto. Teme che la luce possa risvegliare in lei il germe della vitalità. Utilizza un linguaggio ricco di metafore e rimandi alla cultura popolare, al mito, abbiamo sentito prima Miope, e alla letteratura europea. Si identifica con l'albero, il ruscello classico, donando immagini di rara bellezza. I suoi versi sono impregnati d'acqua, vedi riferimenti al lago, al ruscello, al mare, alla pioggia, alle lacrime. Anche quella è un'immagine dell'acqua, sferzati dal vento. Compare spesso il vento nei suoi versi, un po' che è una caratteristica, no? Nostra, qui io sono nata a Florenza, quindi anche lì il vento, però vi devo dire che l'immagine del vento nei suoi versi ha anche una funzione sensuale. Tutti i volumi esaminati hanno il fascino della scrittura mediterranea, adesso mi rivolgo al comune, per i colori, la natura, il paesaggio, l'autenticità e la profondità dei sentimenti, ragioni per le quali si rende necessario pubblicare l'opera Omnia. Questo è un messaggio bello, eh? Proprio chiaro chiaro al comune. L'amministrazione comunale di Rionero non può sottrarsi all'impegno che agevolerebbe di molto il lavoro degli studiosi. Vi ringrazio. E diamo la parola all'ultima arrivata, ma che nella sua scuola fa veramente tanto, soprattutto domani, che molti di questi spazi e di queste nostre riflessioni verranno prese e consegnate a quella generazione che ha bisogno di riflettere. Buonasera a tutti, io saluto a chi l'ha invitato, non dovuto sicuramente a mancanza di rispetto verso questo tavolo autorevole, ma come sarà stato detto anche a scuola, oggi si celebrava la giornata della letteratura, quindi
oggi abbiamo ricordato Svevo con i ragazzi, la coscienza di sé è stata trattata ampiamente. Quando Pina mi ha invitata a portare il saluto per questa serata, in un primo momento, vista anche la coincidenza con l'alta iniziativa scolastica, ho detto no. Però quando mi ha parlato e quando mi ha detto qual era l'argomento che questa sera, soprattutto l'autrice, che sarebbe stata trattata, ho avvertito il dovere di essere qui anche per un semplice saluto o un veloce saluto, vista la concomitanza degli eventi. Ho apprezzato molto le sue parole in toto, ma soprattutto quelle finali del lascito che questa sera lei sta consegnando a tutti noi, perché gli enti presenti qui sul territorio rionerese non possono disconoscere e non possono non prendere in considerazione questi scritti così pregnanti, e mi piace anche il parallelismo che è venuto fuori con Leopardi, che amo profondamente, e in quanto cittadini di questo paese non possiamo trascurare l'importanza di questa poetessa. Quindi la scuola cosa può fare? Il comune ne farà altre, ma la scuola non può non trasferire conoscenze e non può non parlare ai ragazzi, è quello che faremo domani, non può parlare ai ragazzi di personaggi e di professionisti acculturati, perché è giusto dire professionisti acculturati, perché professionisti ce ne sono tanti, ma acculturati seriamente come poteva essere Giuliana Brescia, e lo si evince da queste bellissime letture anche della prosa di Giuliana che lei ha fatto. Quindi la scuola ha il dovere, e la scuola lionerese in particolar modo ha il dovere di trasferire tutto ciò alle generazioni. Quindi l'incontro di domani ha voluto proprio dare questo segnale alla comunità lionerese quanto la scuola si avvicina a quello che lei questa sera autorevolmente ci ha trasferito. Grazie. Rende ancora più significativo questo momento. Facciamo ancora vivere in mezzo a noi la lirica della Giuliana con la professoressa Nina Cavallo, molto esperta in questo settore. Nina. Chi è esperta, mi piace molto leggere e analizzare, qui soprattutto, Giuliana Brescia. Voglio dire, Leonero deve sentirsi orgoglioso di aver avuto, di aver dato i natali ad una poetessa di così grande spessore, come avete potuto constatare. Certo, io sono un po' imbarazzata, dopo quanto detto, di tanto profondo, mi presento io. Sono una semplice studentessa in questo momento che esprime la sua... Diciamo, non mi piace solo leggere come la bambina dell'asilo, vado un pochino oltre, vorrei semplicemente mettere in risalto, analizzare queste parole, le parole che sorgono dalle poesie di Giuliana Brescia. Io personalmente non l'ho conosciuta, però forse leggendo le sue poesie ho conosciuto la sua anima, che si avvicina molto, molto a tanti di noi. Allora, leggo una poesia prima, poi vi commento qualcosa, se me lo consentite. Anche se scusatemi, sono un po' imbarazzata dopo tutto quello che è stato detto. Rimpianto. Era una semplice bambina, con gli occhi limpidi, l'anima monda. Parea una perla che l'onda marina abbia deposto sulla rina bionda. Cosa rimane della bella fata? Il nome, il volto, la speranza mia, il cuor sincero della donna amata, tutto come le foglie portò via un torvo vento. E non ebbe pietà dei pianti miei, di me che la invocavo.
ora rimpiango quel tempo, scompare, crolla quel mondo che tanto amavo. Lieta per me fluiva la vita, tutto avevo, i dolci suoni, i sorrisi, i baci. Oggi ricordo d'un amor distrutto ed un pugnello di visioni mendaci. Allora, cosa dire? Questa poesia è stata scritta dalla poetessa a solo 13 anni, quindi è inusuale poter sentire in queste parole così profondo e così profonde che toccano il cuore e fa immedesimare, secondo me, il lettore, forse come me tanti di voi. Quando lei dice cosa rimane della bella fata, ecco, io immagino un mondo fiabesco che tutti noi abbiamo forse vissuto e che ci porta forse in una ninna nanna cantata dalle nostre mamme, e questa ninna nanna ci fa entrare in un mondo, fa esplodere quella fantasia che ci sta nei bambini, e questo canto, questo inno diventa il canto di una sirena. Ne scrive un'altra di opere con la sirena, dove c'è il titolo è proprio la sirena. Allora, questa sirena, il canto che diletta tutti i bambini, e non solo tutti i bambini. Lei parla in questo canto di un principe che sta lì incantato a guardare, a sentire questa bella, ad ascoltare questo bel suono, così come forse anche noi ci introduciamo, se per un po' ci lasciamo andare, pensiamo, introduciamo in quel mondo, in quell'isola che non c'è, descritta da Peter Pan, diventa realtà, quell'isola e quel mondo, quei canti che poi la tempesta ha portato via. Allora, io mi chiedo perché tanta fretta questo mondo di portare per darci poi, come dice lei alla fine, per un pugnello di visione mendaci, per darci poi un mondo, diciamo, bugiardo, un mondo che non promette quello che dà ai figli suoi, che dovrebbe dare ai figli suoi. E nello stesso tempo ci ruba quel periodo e ci ruba anche l'adolescenza, perché l'adolescenza è un momento particolare dove la fantasia vola, l'uomo vorrebbe volare. Lei stessa dice: noi abbiamo le ali per volare, ma non sappiamo farlo. E con questo mi ricollego un po' all'Alda Merini. Alda Merini diceva: devo alleggerire questo peso che ho su di me, perché mi impedisce, sotto questo peso che io non ho voluto e non ho sentito, non ho chiesto, ci stanno le ali, avrei tanta voglia di volare. Ci sono tanti autori che possiamo, associare a questa realtà, a questo tema, a questo volo. Abbiamo citato Pozzi, la nostra professoressa ha citato Antonia Pozzi, che diceva: forse la vita è veramente quella che sogniamo nei giorni giovani, un soffio eterno che cerca di cielo in cielo le sue altezze. E poi citerei anche Lamartine. Lamartine diceva: ainsi toujours poursuivre vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour. Nous pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour. Noi, sempre spinti verso nuove rive, questa è la traduzione ovviamente, verso nuove rive, nella notte eterna, importate senza ritorno. Non potremmo almeno un giorno gettare l'ancora e vivere ancora un altro giorno di felicità. O Dorian Gray, Lord Henry,
indica, incita Dorian a vivere la vita. Live the world for life that is on you. Because the world belongs to you for a season. La stagione ti appartiene, cioè il mondo ti appartiene per una sola stagione. Vivi questo mondo meraviglioso che è in te adesso. Allora ci rifacciamo la stessa domanda. Perché tanta fretta? Che cosa c'è? Cosa ci riserva la vita? Che cosa c'è? Dov'è quel pizzico di altrove? A chi appartiene? Non appartiene a me. Non è un mondo oltre la siepe. Che cosa c'è? A chi spetta quel momento? E anche qui ci sarebbe un canto di Uxor... scusate, lo devo pronunciare bene perché non... è un po'... dov'è? Uxolingo, che è nel Museo Antropologico del Messico, e diceva appunto: che cos'è? Che cosa rimane di me? Qual è della mia fama? Un fiore appassito? Solo un fiore? Quindi, perché tutto questo? Perché questa fretta di questo mondo bugiardo? E poi ancora, c'è una canzone di, abbiamo detto tanto, quindi ce ne sono tanti di autori che potremmo citare. C'è una canzone di Vecchioni che dice, che ha scritto nel 1995, Il cielo capovolto, l'ultimo canto di Saffo, e dice: che ne sarà di me? Che ne sarà di te? Di noi? Che ne sarà del domani ancora, e poi ancora del domani, e poi per sempre? Che cos'è per sempre? Ecco, io voglio essere un pochino, non so, Lewis Carroll diceva in Alice del Paese delle Meraviglie, Alice chiedeva al coniglietto bianco, coniglietto bianco, che cos'è per sempre? E il coniglietto risponde, a volte solo un istante. Ecco, tutto questo noi lo troviamo in una ragazzina di appena 13 anni. Bene, credo che ognuno di noi stasera torna a casa. Aspetta, cara, c'è veramente con tanto bellissima di Amanda che sarà rivolta a tutti. Ah, benissimo, sì. Da parte sì. Sì, perfetto, sì. Anche per completare questa giornata con una presenza non reale, ma sentita profondamente. Importante per ognuno di noi. L'emozione tra voi, Antonella, ma ne facciamo un po'. Buonasera, Amanda era felice di venire qui e partecipare, felice e grata di partecipare all'evento organizzato dall'Unilabor, ma purtroppo si è ammalata e non è stato possibile. E quindi vi leggo un suo saluto. Carissimi tutti, purtroppo la salute precaria non mi consente di essere lì con voi e di questo mi dispiaccio molto. Innanzitutto volevo ringraziare l'Unilabor nella figura della preside professoressa Cervellino e anche della professoressa Santoliquide per questo sentito tributo alla figura di mia madre. Esprimo inoltre la mia riconoscenza all'amministrazione comunale, in particolare all'assessore cultura Cinzia Gliaschera, con cui ho avuto contatti e che mi auguro possa patrocinare altre iniziative in ricordo di mia madre. Ringrazio la scuola nella persona della dirigente scolastica Antonella Ruggeri per aver consentito all'Unilabor di far conoscere ad alcune classi liceali la poesia di mia madre. Attraverso la vostra iniziativa rivivo la sua figura e la sua lirica. Le vostre parole e il vostro ricordo sono molto importanti per me. Purtroppo non ho potuto viverla come avrei voluto,
per la sua precoce scomparsa. Ho sentito molto la sua assenza. Mi consola il fatto che ci restano le sue poesie e i suoi scritti, in cui spesso mi rivedo e che amo profondamente. È molto importante quello che oggi fate per lei. Il mio augurio è che ci saranno altre iniziative che terranno vivo il suo ricordo e che permettano di far conoscere la sua meravigliosa lirica ad un più ampio pubblico. Vi ringrazio infinitamente e non immaginate nemmeno quanto mi dispiaccia di non essere lì con voi oggi. Amanda. Grazie a tutti, ci ritroviamo qui il 14 di dicembre per parlare e per approfondire. Gina, lei vorrebbe leggere una cosa. Ancora? Sì, ce n'è un'altra. No, va bene, indiscutibilmente se non siete molto stanchi accettiamo perché sono molto bene. Comunque vi dico, se non lo dico dopo, ricordiamo Scotellato, un altro nostro famoso importante, diceva la dottoressa che sostanzialmente che queste cose non vengono fuori finché non si fa rumore intorno alla figura di un poeta, di uno scrittore, di un saggista della nostra zona, forse passa in secondo piano. Vorrei Gina sottolineare che questo evento di Scotillaro è stato inserito nelle celebrazioni su Scotillaro del Comitato Nazionale, per cui un'iniziativa inserita nell'alveo ecco nazionale, questa è la sua. È importante anche quello. Ma torniamo. Bene, andiamo a raccogliere l'ultima lirica. No, l'ultima, l'ultima di questa serata. Se non sono stanchi, perché c'è un'altra. Ce n'è un'altra. Convencia brevemente. Prego. Faccio le luce. La poesia è solo silenzio. Non chiedere nulla, non ho parole e non voglio mentire, ed è così facile mentire. Voglio ubriacarmi di solo silenzio, senza sussurri né baci, restare col capo reclino e la nuca poggiata al tuo petto, ferma a sentirmi sfinita in questo languore di sonno, in questa dolcezza che non mi sai dare più tu. Nell'amore. Allora, è una poesia come se ci fosse un pochino di stanchezza nel vivere questo mondo bugiardo, un mondo dove ognuno, come diceva Macbeth, recita la sua parte, si pavoneggia sulla scena della vita senza nessun significato. Lei invece dice, e tutti applaudono, si pavoneggia sulla vita, sulla scena della vita, e tutti stanno ad applaudire senza un perché. Allora, forse questa stanchezza o questo bisogno di silenzio lo ritroviamo considerando il periodo. Siamo negli anni 60, a fine del 68, e quindi c'è contestazione studentesca, si lotta nelle fabbriche, c'è il movimento del 68 di studenti. C'è il discorso in fronte di Martin Luther King, il sogno di Martin Luther King, che vuole sedersi a Natale, nel discorso del 63 a Washington, vuole sedersi sulla tavola della fratellanza, e invece gli viene impedito. C'è la morte di Kennedy, c'è tanto. Per cui è un periodo di noia, di delusioni, e tanti sono gli autori che internazionali e nazionali che in questo periodo gridano, vorrebbero una vita che fosse lontana da questa ipocrisia, da questo falso benessere. E abbiamo in America Ginsberg con l'urlo di Howl, abbiamo Kerouac, abbiamo cioè i poeti della Beat Generation che influenzano, oltre ad esserci l'arte, l'antologia, diciamo la poesia, l'arte in genere,
c'è anche la canzone. Infatti influenzano la canzone di Jim Hendrix, dei Beatles, e di Jim Morrison, che diventano dei cantanti ma anche dei poeti, soprattutto dei poeti. E in Francia abbiamo Camus, il tema dell'assurdo, abbiamo Sartre, la noia. Ecco, è un mondo piuttosto frastornato da tanti eventi che, come dicevamo e come diceva la professoressa Santoliquido, non certo passava inosservato in una sensibilità come quella di Giuliana Brescia, per cui aveva forse bisogno di questo silenzio per trovare un po' di luce dentro, dire come Baudelaire: au fond de l'inconnu pour connaître du nouveau, nel profondo dell'io, dell'incognito per trovare del nuovo. Ecco, trovare forse, c'è una forma di ottimismo finalmente, credo, trovare forse un po' di luce, perché dalle crepe, se andiamo sempre più in fondo, filtra la luce. Ecco, e bisogna indagare dentro di noi, perché, come diceva Saint-Exupéry nel Piccolo Principe, è l'invisibile è l'essenza delle cose. E quindi è così che forse possiamo scoprire noi stessi, non c'è nel tu, come dice lei, non c'è nell'amore, nel tu, c'è solo un desiderio di tanta tenerezza, e forse è l'unico modo per trovare un po' di tenerezza, scoprire noi stessi. Concludiamo con un inno alla poesia di Giuliana, Quae vincit omnia tempora, che vince tutti i tempi.